Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federterziaria Agricoltura sul mondo dell'agricoltura e delle opportunità per il mondo agroalimentare calabrese. Come sapete, noi ci dedichiamo sempre a quelle che sono le informazioni sulle opportunità e su quello che riguarda anche tutto il sistema Calabria. Oggi è con noi l'assessore Fausto Stomarso, assessore al lavoro, alle attività produttive e al turismo, che ringraziamo. Buongiorno assessore. E proprio siamo con lui proprio per approfondire quelle che sono le tematiche offerte dalla regione e le opportunità. In particolare, assessore, sappiamo che i corpi intermedi sono fondamentali per i rapporti con le istituzioni per programmare quello che è il futuro della Calabria. E per noi come associazione di categoria è importante informare su quelle che sono le iniziative che sono in corso per quanto riguarda la regione. Quindi noi ci avviamo verso la fase post-Covid, che sarà una partita importante per il rilancio di tutto lo sviluppo dell'azienda Calabria. In particolare per il settore, ad esempio, del turismo, volevo chiederle, essendo un settore anche che fa da traino a quello che è il settore dell'agricoltura, quali sono le novità che ci aspettano in questo periodo e quindi come programmazione da parte della Regione? Sì, grazie. Sì, i corpi intermedi sono fondamentali e noi abbiamo, nei tanti limiti che questa regione ha verificato nel tempo, perché molto spesso si analizza soltanto un punto di debolezza, questo è stato evidenziato in queste mura della politica, ma mai come nella pandemia ci siamo accorti che è importante l'interlocuzione, ma che i corpi intermedi vanno rafforzati. Faccio un esempio, il mio omologo dell'Emilia Romagna, ho ripetuto più volte in vari incontri che stiamo facendo, ha 3-4 sigle, parli con tutti gli albergatori, con tutti i balneari, con tutte le agenzie di viaggio, con tutti i tour operator. Qui in Calabria conoscete quanto me, visto che siamo calabresi, il limite, diciamo, ad associarsi, quindi io ho avuto un'interlocuzione perché comunque sono le categorie, sto lavorando e sto raccontando a tutti, anche ai singoli, diciamo, operatori, di associarsi, perché è ovvio che a parte lo strumento che oggi va tramite una TV di questa intervista, ma se io parlo con lei che associa 1.000 persone, mi viene più facile comunicare e sia la strategia, sia raccogliere, diciamo, quelle che sono le esigenze, che possono essere problematiche o opportunità, ma soprattutto trasferire qual è l'idea di programmazione che abbiamo sul turismo. E la scorsa estate abbiamo fatto, diciamo, riconosciuto, diciamo, dalle categorie i bandi di sostegno molto importanti, più di quanto ha fatto lo Stato in altre regioni, relativamente agli alberghi, a tour operator, alle agenzie. Siamo ripartiti ipotizzando che il tempo e gli aiuti, al di là dell'attesa di questa nuova misura del governo che annuncia 11 miliardi, diciamo, su chi ha sofferto, noi faremo un'ultima misura di aiuto che andrà a ristorare attività turistiche di zone montane piuttosto che palestre o scuole sci che hanno sofferto più di tanto, ma siamo partiti con gli investimenti. C'è tempo ormai di guardare avanti, non a caso è già in campo, si chiude, credo, il 26, un bando di riqualificazione dei lidi, e c'è in questo bando, negli altri che usciranno, io sono abituato ad annunciare uno alla volta perché lo annunciamo quando già esce, perché molto spesso in questa terra l'altro limite è stato l'annuncio di cose che non si sono mai viste. Noi abbiamo dimostrato che sia sugli aiuti, ma anche adesso sugli investimenti, abbiamo tarato una fincalabra nuova, che sono sempre quelli che c'erano prima, ma con una strategia nuova per cui attraverso digitalizzazione non so carte si sistemano, per cui gli interventi arrivano velocemente. La stessa cosa mi auguro sui lidi, perché l'idea è che anche quest'anno, di più dello scorso anno, perché lo scorso anno siamo partiti a metà luglio, come tutti quanti se sappiamo, già da fine maggio la Regione Calabria è una regione che fa il primo mercato nazionale di chi veniva a dimorare durante tutta l'estate. Quindi un dato importante, la logica qual è? Vale per i corpi intermedi, vale anche per tutti i singoli operatori. Noi dobbiamo lavorare in prospettiva, perché penso che questo post pandemia, insieme al grande dramma, perché anche qui da noi, come in tutta Italia, ci sono stati dei lutti, purtroppo, dovuti a questa brutta guerra. È stata una guerra, e le vaccinazioni stanno finalmente, perché dipendono da un sistema nazionale che qui aveva ritardi anche ormai in linea. Noi ci auguriamo, diciamo, nei dati che abbiamo, di poter vaccinare anche tutto il comparto produttivo entro metà maggio, fine giugno, perché i dati sono confortanti. Quindi noi vorremmo dire che in questa partita durerà diversi anni, in una terra che molto spesso si è discusso
E sempre parlato di agricoltura e turismo, sul turismo si è sempre investito poco. Io sto investendo il 50% delle risorse dello sviluppo economico sul turismo, quindi c'è questo bando a 10 milioni di euro più 10 possibilità di aggiungerli per quanto riguarda l'idea. La logica è quello, migliorare il nostro servizio, tant'è che questo è un bando che va a riqualificare l'offerta del balneare esistente, quindi mi auguro che nei nostri lidi quest'estate ci sia qualche cabina per spogliarsi in più, tappeti per arrivare a mare. E anche le sedie per i portatori di handicap, tutti i servizi aggiuntivi che in genere nell'investimento vengono ritenuti superflui, ma che migliorano il servizio e quindi anche il nostro target. Poi seguiremo con dimore storiche, alberghi, e, insomma, c'è una strategia di far trovare questa regione pronta nei futuri anni a svolgere quella che è la sua, come dire, campare su quello che è naturale. In agricoltura già in parte lo si fa meglio di come lo si fa sul turismo. Il turismo è organizzato e strutturato, ma dobbiamo migliorare, essere una regione che attrae di più anche gli stranieri. Quest'anno avremo, a differenza dello scorso anno, presenze anche di stranieri. Proprio io poco fa ho finito una riunione per organizzare gli hub tamponali, perché chi viene in Calabria, tedeschi, austriaci, devono fare un tampone 12 ore prima di partire. Insomma, tutto quello che è la struttura organizzata lo facciamo nelle singole famiglie, nelle aziende. Questa grande macchina che è la Regione Calabria può e deve migliorare tantissimo. Soprattutto proprio per questa, per le opportunità che può dare alla Calabria anche ai nostri giovani. Io so che come assessorato, perché lo abbiamo seguito anche come associazione di categoria, perché siamo partner del progetto, anche quello che è il sistema YesAI Startup, che vede coinvolte sia la regione che l'ente microcredito. Ci sono dei cambiamenti in questo momento in atto che allargano la platea e so che lei è impegnato in prima persona per quanto riguarda proprio la promozione e soprattutto anche le linee di indirizzo di questa programmazione YesAI Startup. Sì, noi siamo usciti dal 22 aprile alla piattaforma con tutta una serie di misure che vanno a mitigare, diciamo, sul tema lavoro, perché ha previsto uno sblocco di licenziamenti a fine marzo, spostato poi a fine giugno, e riguardano, diciamo, la parte lavoro, quindi tirocini under 35, over 35. YesAI Startup significa muoverci nel campo dell'autoimpiego. È un settore, diciamo, sempre poco inesplorato in Calabria, perché molto spesso anche chi ha partecipato a un bando di finanziamento ha magari fatto una domanda, ha avuto finanziato una cosa, conosceva sul mercato. Questa startup ha una sua grande potenzialità dimostrata, perché sono nate 400 imprese, che significa 700 posti di lavoro, cioè accompagna i giovani. C'è anche la linea che riguarda i professionisti a fare la sua domanda di impresa, che sarà sostenuta, diciamo, con un bando di 12 milioni e mezzo che deriverà Fincalabra, ed è stato in tutta Italia, soprattutto in Calabria, uno strumento utile. E a questo ne associeremo anche un bando sull'imprenditoria femminile, ma di livello, cioè finanziamenti da 500 mila euro, cioè 20 grandi imprese, cioè 20 progetti imprenditoriali seri. Quindi questa startup accompagna sul territorio in questo racconto di atto di animazione territoriale, con esempi, con modelli, quell'opportunità che un giovane e anche un meno giovane può avere oggi in questa terra. Ci sono servizi che mancano, e fare l'autoimpiego, costruire un'impresa, e oggi noi ne abbiamo tante, però non siamo ancora maturi, diciamo, per quante imprese possiamo calare, ad esempio il servizio in campo turistico. E questa startup è uno strumento utile, e noi, io, quando sono stato a Rossano e c'è una situazione territoriale su tutto il territorio, partecipo anch'io per rafforzare questo strumento e invogliare, diciamo, più giovani calabresi a fare impresa. Infatti può essere, proprio per questo ho voluto porre l'accento, perché è uno strumento che ben si coniuga con quello di cui parlavamo prima nell'ambito del turismo. E naturalmente questo ci porta a parlare soprattutto di quello che è un sistema Calabria, ma un sistema made in Calabria. Io so anche gli sforzi che si stanno facendo sul campo dell'internazionalizzazione. Se non ricordo male, da poco è stata rilanciata anche la famosa manifestazione di interesse per quanto riguarda le aziende calabresi e anche il settore agroalimentare. O sbaglio, Assessore? Sì, noi abbiamo, stiamo ad esempio nel campo turismo e anche nell'agroalimentare, di tutto ciò che è il nostro marcatore identitario distintivo, lanciato quest'idea di presentare a Dubai, che sarà il prossimo, dove sarà il prossimo Expo,
la Calabria raccontata in modo diverso e che va non soltanto raccontata ma anche organizzata in modo diverso. Parliamo molto spesso di paesaggi, di prelibatezze, ma anche l'Asia, cioè i paesaggi, anche l'Asia ha prelibatezze, ma per certi versi è più organizzata la Calabria. Quindi noi vorremmo costruire questi 100 marcatori identitari, quindi anche non soltanto online, le foto, i siti, ma soprattutto offline. E intorno al tema della consapevolezza dell'internazionalizzazione, perché noi abbiamo impreso, noi siamo tutto quello, per dire con uno slogan che la Cina non ti può copiare. Cioè chi viene in Calabria o assaggia produzioni made in Calabria, quindi made in Italy, perché noi siamo in South Italy, vorremmo anche rilanciare questa idea, per trovare quello che abbiamo noi deve visitare almeno 5 continenti, almeno 2 continenti e 5 nazioni, cioè noi abbiamo delle cose fantastiche, queste cose vanno migliorate, organizzate, tante imprese che pure potrebbero essere internazionalizzate per questo markup maturo del prodotto, io però sullo sfondo l'olio e l'olio diciamo ha già internazionalizzato il mondo calabrese, ma molto meno paradossalmente di quello toscano che forse ne produce meno di noi. E il ragionamento è costruire rispetto a tutta una formazione tecnica, perché le nostre imprese in Calabria, sapete, per la maggior parte il proprietario è il proprietario, responsabile commerciale, responsabile del marketing, fa gli acquisti, fa anche la logistica, no, anche piccole imprese internazionale possono avere il numero importante e devono dotarsi di più. Non a caso presenterò a Confindustria nelle prossime ore, nei prossimi giorni, questo bando per la quarta Expo Manager, firmati dall'Istituto per il Commercio Estero con Ampal Servizi, che vorremmo poi contrattualizzare per 2 anni come regione e dare a disposizione delle imprese che oggi non se lo possono permettere, dopo 2 anni magari con i risultati se lo possono pagare. Quindi grande attenzione a questo settore che è molto legato a questa possibilità, opportunità che è data da una forte digitalizzazione del mercato su cui sta uscendo anche un bando che fa appunto alla digitalizzazione delle imprese. Assolutamente, io di questo la ringrazio anche perché lei ha sottolineato anche un aspetto molto importante che non riguarda, diciamo che noi lo sottolineiamo sull'agricoltura, ma in Calabria riguarda la gran parte delle imprese, ovvero o la conduzione familiare dell'azienda o comunque una struttura aziendale che spesso grava tutta sull'imprenditore o comunque su quello che è un ambito organizzativo di dimensioni ridotte, quindi questo tipo di iniziative unite magari anche a un discorso di aggregazione fra le varie imprese può essere un valore aggiunto. Io prima di lasciarci ho un'ultima domanda per il ruolo che lei svolge in seno alla regione e che secondo lei come può la Calabria affrontare al meglio quella che è la ripartenza post-Covid? Ovviamente parlando di turismo. Quando non avere l'autolesionismo, perché molto spesso noi ci raccontiamo molto peggio e anche con quello che avviene con alcuni TG nazionali che hanno anche un po' rotto le palle, potremmo dire così, insomma, ci raccontiamo molto peggio di quello che siamo. Io proprio l'altro giorno ho fatto una riunione sul Tirreno insieme al Capitano Ultimo, assessore all'ambiente, dove la fioritura algale che avviene, che è stata certificata, ci troviamo sempre con chi fa il procuratore d'allarme dicendo mare inquinato. Noi stiamo per prendere un avvocato perché da quest'estate denunceremo tutti quelli che in modo improprio, un fenomeno di fioritura algale che è pieno a Rimini, a Riccione, in tutti i posti, deve essere sempre raccontato come... Poi certo abbiamo tanti limiti, quindi per il futuro significa lavorare con competenza, quindi tutti i settori, noi possiamo essere milanesi anche in Calabria, ammesso che i milanesi siano migliori dei calabresi, insomma, in senso assoluto, in termini relativi è purtroppo sì. E quindi significa provare a anestetizzare i punti di debolezza che pure ci sono, il fenomeno criminale non va mai preso sotto traccia, grazie a Dio oggi comincia ad arrestarli tutti, ma soprattutto bisogna mettere a fuoco i punti di forza bisogna organizzarli, sono anche questo riferimento alla nostra economia, non abbiamo delle multinazionali e molto probabilmente non le vogliamo, non le pretendiamo, non ci necessitano, è ovvio che la nostra produzione deve avere la consapevolezza, e parlavo proprio poco fa, ho fatto una riunione con Fortunata Marelli, no? Che nel campo ad esempio delle liquirizie non concorre con Saila che fa grandi volumi, però non va manco alla grande distribuzione, va sul mercato di qualità, fattura importanti milioni di euro, crea occupazione. Quindi la nostra visione, sia essa turistica, e quindi il marketing del territorio, insieme al marketing di prodotto, deve avere consapevolezza di quello che siamo e di come possiamo essere. Grande qualità e
su questo bisogna tendere, su questo ci sono tante risorse, ci sono tante, per investimenti il problema non sono le risorse, e l'abbiamo dimostrato, diciamo, con i diversi bandi che abbiamo fatto, e era una direzione corta insieme velocemente. Noi apprezziamo soprattutto proprio il discorso di dare una direzione chiara e soprattutto anche una diversa gestione, soprattutto l'abbiamo visto nel periodo di Stoli, per quel che riguarda anche la burocratizzazione e la velocità di arrivo di questo tipo di aiuti. Io, Assessore, la ringrazio della disponibilità del suo tempo e certamente ci saranno altre occasioni in cui la inviteremo sicuramente ad approfondire tematiche magari più specifici, bandi che usciranno. E prima di passare alla linea a Maria, mi preme ricordare la figura del professor Nino Iannotta, che purtroppo è venuto a mancare, a cui soprattutto in trasmissione qui siamo stati tutti legati e soprattutto anche io in modo particolare negli anni. E quindi invito i nostri telespettatori a continuare la visione dopo la rubrica di Maria, perché ci sarà un ricordo proprio a memoria di una persona, di un uomo che ha veramente dato tanto a tutti noi. Io vi ringrazio e passo la linea a Maria. Grazie Giovanni. Cari amici, vi ricordo alcune importanti scadenze. È in corso la campagna 730-2021. Recandovi presso il nostro CAF convenzionato è possibile scaricare il modello precompilato e predisporre correttamente la compilazione della vostra dichiarazione dei redditi. Siamo a vostra completa disposizione per chiarimenti e per l'elaborazione dei dichiarativi. Inoltre, fino al 15 giugno 2021 è possibile presentare la domanda unica. Sono tenuti alla presentazione della domanda tutti coloro che sono titolari di fascicolo aziendale e titoli PAC. Oltre alla domanda unica sono in scadenza anche le misure PSR a superficie, biologico, inerbimento e benessere animale. Per i nostri associati il nostro CA è pronto a supportarvi per la compilazione e l'invio delle domande. Infine ricordo a tutti i nostri agricoltori che entro il 30 giugno 2021 è necessario inviare i dati relativi al 7° censimento agricoltura. Il nostro CA è abilitato all'assistenza gratuita per i propri associati. È possibile quindi recarsi presso i nostri uffici per assistenza alla compilazione e all'invio nei termini. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata. Una giornata oggi particolare che vogliamo dedicare ad un nostro grande amico che in tutti questi anni ci è stato vicino, ci ha seguito in questa trasmissione. Purtroppo il dottore Nino Iannotta ci ha lasciati. E ricordarlo diventa difficile, perché riuscire a trovare le parole per ricordare il dottore Nino Iannotta non ce ne saranno tante, perché non saranno mai sufficienti o giuste per ricordare la sua figura, l'uomo, l'amico e tutta la sua significativa vita professionale per l'olivicoltura oggi Crea. La sua attività si è svolta sempre all'interno dell'istituto e non solo. Lui oltretutto è stato membro apprezzatissimo dell'Accademia dell'Olivo e dell'Olio, dove ha contribuito con il suo sapere a portare avanti quella che era la ricerca sulla olivicoltura, sull'ulivo. La sua opera non è stata esclusivamente all'interno dell'istituto dove quotidianamente era, ma la sua professionalità la trasmetteva attraverso anche altri enti e associazioni nei quali con tutta la sua carica umana e generoso disinteresse trasmetteva la sua scienza, il suo sapere per la crescita un po' di tutti noi e per la valorizzazione del mondo olivicolo. Io che con lui ci vedevamo e ci sentivamo quasi quotidianamente
apprezzavo quella sua straordinaria energia interiore che mi convinceva sempre di più che lui avesse una particolare dispensa rispetto ai mali di questo mondo. E caro Nino, credevo che avresti continuato per molti anni in qualità di esperto professionista, essere il riferimento di tutti noi. Con la tua improvvisa scomparsa invece lo sgomento, prima il dolore, poi ci hanno sopraffatto. In questa mesta circostanza sarebbero molte le cose che avrei voluto ricordare di te. La tua serietà e professionalità e del tuo grande ed innegabile sapere che tutti certamente ti hanno sempre riconosciuto. Come dimenticare il tuo indispensabile contributo per l'opera svolta a favore del riconoscimento della IGP Olio di Calabria e delle tante aziende a cui hai contribuito con la tua opera, aziende della nostra OP, Olivicola Cosentina, le quali hai aiutato a crescere, a trasformarsi ed essere al passo con i tempi. Ma non solo, nel nostro mondo professionale ti ricordiamo particolarmente per le tue entusiasmanti discussioni dialettiche sovente intrattenute qui in queste trasmissioni, in questa trasmissione e in quella A, come avevi tu stesso scelto A come agricoltura. Abbiamo avuto il grande privilegio di conoscerti e rispettarti, ricevendo la tua stima pienamente contraccambiata. Un mondo, il nostro, che hai sempre avuto nel cuore, e fino all'ultimo le tue parole sono state rivolte nella speranza che il tuo operato fin qui svolto deve continuare. Ci impegneremo, caro Nino. La notizia, purtroppo, del tuo decesso ha originato in tutti autentici sentimenti di incredulità e sconforto, nonché tristezza e contrarietà nel vedere venir meno un uomo con un grande patrimonio di cultura, di stima e di affetto che avevi creato intorno a te. In questa circostanza non bella per noi, ci hai fatto ricordare quante volte nella difficoltà hai saputo venirci incontro con comprensione e generosità, volutamente sempre nella forma discreta, ma efficace nella sostanza. Oggi ci rimane tanta amarezza di non averti ancora fra noi, ma rimane il conforto d'aver lasciato un ricordo vivo nelle persone che ti hanno incontrato e conosciuto. Sei stato uno stimolo per tutti nel cercare di anticipare e vedere le cose con una visione diversa da come certe volte l'abitudinaria consuetudine voglia farle apparire. Con il tuo quotidiano agire hai fatto sentire la tua umanità. Sei, in breve, una grande perdita, difficile da accettare, un grande vuoto, difficile da colmare. Per noi questo è stato l'amico, per me è stato anche un fratello. E credo che tutti ricorderanno sempre con ammirazione edificante esempio. Caro Nino, che la terra ti sia lieve. Ciao Nino.